sicuramente giovedì, ovviamente eccettuato il sabato e domenica, è uno dei più bei giorni della settimana. Il centro si anima, ci sono tantissime signore che vengono a fare acquisti. Ovviamente il lato, diciamo, negativo della medaglia è che c'è il problema della viabilità. Eh sì, perché se si deve andare o venire in centro storico dalla parte del canale Lombardo, l'unico accesso è appunto la fondamenta. Però, come potete vedere, la fondamenta è impregnata dal cantiere che per almeno altri 10 giorni non sarà finito. E quindi non c'è assolutamente passaggio per i mezzi, neppure per un mezzo, per esempio, per un eventuale mezzo di soccorso. Questo è quanto accaduto giovedì 29 settembre. In pratica, per chiunque avesse avuto la necessità di muoversi in auto da Vigo, sempre lato Canale Lombardo, per uscire, per entrare, per una consegna, per andare a fare una visita medica importante, eccetera, non aveva la possibilità né di entrare né di uscire. Praticamente prima il mercato del giovedì. C'era la possibilità di passare per i mezzi di soccorso chiamando il cantiere, che avrebbero aperto il cantiere. Che sia chiaro che noi non abbiamo nulla contro il mercato del giovedì. Però è possibile che un'intera città sia sempre condizionata da questo mercato? Non si potevano almeno in questa occasione spostare le bancarelle della zona del Duomo per consentire il passaggio? E questo problema ci sarà ancora, perché una volta finita la riva, e quindi ci sarà il passaggio, poi, presto o tardi, bisognerà iniziare anche i lavori del Corso del Popolo. E quindi speriamo che i nuovi amministratori, qualcuno dice che segue questo blog, capiscano, che comprendano che forse sarebbe opportuno pensare di organizzarsi anche nella zona dell'Isola dell'Unione.